A questo punto al professor Comba lo stato giuridico del personale docente e ricercatore. Bene, grazie. Allora, il mio sfogo di tipo storicistico l'ho già fatto, quindi abbandoniamo il Medioevo e concentriamoci su argomenti forse un po' meno affascinanti e un po' più tecnici. L'inquadramento del discorso sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari non può che partire dal riferimento alla disciplina generale del pubblico impiego, in particolare il decreto 29 del 93 che a suo tempo introdusse la cosiddetta privatizzazione barra contrattualizzazione, direi, del pubblico impiego. Come tutti sapete, questo decreto introdusse però una deroga che è attualmente disciplinata dall'articolo 3,2 del decreto 165/2001, cioè l'attuale testo unico del pubblico impiego, che esclude da questo procedimento di privatizzazione barra contrattualizzazione alcune categorie di dipendenti pubblici, tra i quali i professori universitari, i magistrati e i militari. Poi ce ne sono altre, ma di solito si ricordano queste tre qui. La ratio di queste esclusioni non è questa la sede per approfondirla. Ed infatti l'attuale articolo 3,2 del decreto 165/2001 che disciplina il pubblico impiego dice che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti in attesa della specifica disciplina che le regoli in modo organico e in conformità ai principi dell'autonomia universitaria, articolo 33 della Costituzione, eccetera, eccetera. Quindi ci sarebbe, a partire dal 93, questa netta distinzione tra gli impiegati, il pubblico impiego in generale, e dall'altra parte invece le tre categorie, tra le quali quella dei professori universitari. In realtà però la dottrina ha già da tempo rilevato che non è tanto corretto parlare di privatizzazione, appunto, del pubblico impiego non universitario, ma più che altro di contrattualizzazione, che non è sempre la stessa cosa, e cioè di prevalenza di una disciplina contrattuale rispetto a quella pubblicistica precedente, che è rimasta in vigore per quelle tre categorie, e per le quali tre categorie il rapporto si instaura con un provvedimento unilaterale dell'amministrazione. Quindi la differenza starebbe principalmente nello strumento giuridico che disciplina il rapporto. Il contratto per la maggioranza del pubblico impiego e invece il provvedimento unilaterale dell'amministrazione, quindi l'atto di nomina, per le tre categorie, tra le quali quella dei professori. Quindi non è stata una modifica quella della privatizzazione, o meglio della contrattualizzazione, dettata dalla effettiva volontà di accrescere la tutela dei dipendenti pubblici, perché questo era il motivo con il quale era stata giustificata, era stata proposta e sostenuta, no, la modifica, la riforma del 93. Quanto piuttosto quella di poter usare strumenti contrattuali in un'ottica di aziendalizzazione della pubblica amministrazione per ottimizzare il rendimento del lavoro prestato. E qui cito uno dei tanti studi, il diritto privato viene quindi evocato nel senso della massima efficienza e produttività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Quindi non è stato tanto un modo per aumentare la tutela del pubblico impiego, si diceva, applicando la disciplina dell'impiego privato. Questo sarebbe stato il senso, no, della privatizzazione. Quanto piuttosto di usare uno strumento, il contratto, che andando nel senso dell'aziendalizzazione consentisse alle amministrazioni di promuovere in modo più efficace questa
il perseguimento dell'efficienza della produttività. E d'altra parte, ecco, se solo si pensa un attimo alla legge delega del 92, che aveva dato poi origine al decreto legislativo del 93, era una legge delega emanata nell'ambito di una manovra finalizzata alla riduzione dei costi del personale pubblico. Quindi lo scopo della legge e quindi del decreto legislativo era riduzione dei costi, efficacia, efficienza, non tanto maggior tutela. Allora, in questa ottica, pensando sempre al discorso generale sul pubblico impiego, possiamo, forse, ecco, è una proposta interpretativa, vedere come la legge Brunetta e il successivo decreto di attuazione, chiamiamoli con i numeri, non con i nomi, allora la legge 15/2009 e il decreto 150 del 2009, che hanno toccato di nuovo il pubblico impiego in generale, non le tre categorie, ecco, in questo caso non si può dire, come sostengono alcuni commentatori, che sia una sorta di controriforma, no? È vero che la legge Brunetta riduce la rilevanza della contrattazione collettiva nazionale per sostituirla con la disciplina legislativa, quindi una riduzione dell'importanza del contratto, della contrattazione nazionale e un aumento della importanza della fonte pubblicistica per eccellenza, la legge. Ma non tanto di nuovo per ripubblicizzare un rapporto che non era mai stato privatizzato, quanto per tentare sempre di raggiungere il medesimo obiettivo della maggiore efficienza della pubblica amministrazione, questa volta attraverso strumenti pubblicistici e non più solo privatistici. Quindi l'obiettivo è sempre lo stesso, probabilmente con la riforma Brunetta del 2009, di 2 anni fa, si è visto forse che lo strumento contrattuale non andava così bene e allora si è cercato di reintrodurre un maggiore ambito di manovra allo strumento pubblicistico legislativo. Quindi la riforma Brunetta probabilmente non rappresenta una rivoluzione copernicana, ma una diversa e auspicabilmente più efficace soluzione al fine di realizzare quegli obiettivi del controllo di gestione di spesa che erano già presenti nell'originario testo del 165, ma erano perseguiti con strumenti privatistici. Ecco, questo brevissimo quadro di una situazione certo assai più complessa, no? Quale quella della disciplina sul pubblico impiego, mi è necessario perché vorrei adesso provare a valutare sullo sfondo della disciplina del pubblico impiego ciò che sta accadendo alla disciplina in materia di stato giuridico dei professori, cioè che cosa ha apportato di nuovo la Gelmini, scusate, la legge 240 in questo quadro. Ebbene, se si legge la legge 240 si ha un po' la sensazione che non c'è una modifica, rimane il principio per il quale l'impiego, lo stato giuridico di professori e ricercatori a tempo indeterminato è pur sempre nell'ambito del rapporto di pubblico impiego. Non viene, diciamo, questa enunciazione di principio che sta nell'articolo 3 del decreto 165 rimane ferma, però si può vedere, e lo vedremo poi più nel dettaglio, l'introduzione, o meglio la prosecuzione di un processo che era già iniziato con la 230, cioè con la legge Moratti, quella del 2005, di alcuni elementi di valutazione della produttività di tipo quasi contrattuale, no? Quindi elementi che pur non introducendo una contrattualizzazione vera e propria, però cercano di anticiparne in qualche modo gli effetti, le caratteristiche. Vengono introdotti premialità e sanzioni diverse dalla classica disciplina
della classica sanzione disciplinare tipica del rapporto pubblicistico, no? Dove c'è il potere pubblico, l'atto di nomina e l'atto, eventualmente il provvedimento che irroga una sanzione. A poco, pur non chiamandoli così, si introducono degli elementi che sembrano andare nel senso della contrattualizzazione, della valutazione fondata sulla produttività del singolo dipendente. Quindi sembrerebbe quasi che, per quanto riguarda lo stato giuridico dei professori ricercatori, ci sia un percorso, diciamo, incrociato rispetto a quello del pubblico impiego in generale. Quindi nel 92 il pubblico impiego viene contrattualizzato e invece i professori ricercatori rimangono soggetti ad un regime di tipo pubblicistico, chiamiamolo atto di nomina. Nel 2009 Brunetta ridecontrattualizza, o tendenzialmente decontrattualizza, riduce la rilevanza del contratto nel pubblico impiego, ma nel 2010 invece la legge Gelmini per i professori introduce elementi di contrattualizzazione. E questa caratteristica della legge Gelmini, secondo me, è abbastanza evidente se si va poi a vedere la nuova figura dei ricercatori a tempo determinato, i ricercatori dell'articolo 24, lì si parla esplicitamente di contratto. Nell'articolo 24 il termine contratto viene ripetuto quasi ossessivamente, anche dove forse non ce n'è bisogno, no? Per far capire che quello è un rapporto contrattuale, che non è più un rapporto di tipo pubblicistico. Allora, se questa è una possibile, una condivisibile, almeno sostenibile, ecco, ricostruzione del movimento del stato giuridico dei professori visto in controluce, o meglio, avendo sullo sfondo la disciplina in generale del pubblico impiego, proviamo a fare un passo successivo, andare più nel dettaglio, ed esaminare l'articolo centrale della legge 240 in relazione allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, che è l'articolo 6. Ovviamente la disciplina non è tutta concentrata esclusivamente nell'articolo 6. L'articolo 8 parla del trattamento economico, l'articolo 24, appena citato, dei ricercatori a tempo determinato, l'articolo 25, breve rispetto agli altri molto lunghi, introduce una modifica sul collocamento a riposo. Però io partirei dall'articolo 6 e poi vediamo se c'è tempo di approfondire anche gli altri aspetti. Mi limito qui alla disciplina dello stato giuridico dei professori e non affronto il pendant di questa disciplina, cioè le modalità di reclutamento, se non per riferimenti e per cenni, ma poi ovviamente sono a disposizione per eventuali domande. Allora, l'articolo 6 è un articolo certamente di quelli che vanno nella categoria degli articoli lunghi, ma soprattutto degli articoli, anche questa è una caratteristica forte della legge 240, degli articoli che richiedono, diciamo, degli articoli incompleti, se vogliamo chiamarli così, perché io ho contato nel solo articolo 6 il rinvio a 6 regolamenti di Ateneo per l'attuazione, a 3 decreti ministeriali e a una specifica norma dello statuto. Quindi l'articolo 6 richiede questi ulteriori interventi normativi a livello di Ateneo, a livello di Ministero, a livello di Ateneo ma come statuto, per che cosa? Certo non per entrare in vigore, non per essere applicato, no? Quando lo studente mi dice che la legge entra in vigore solo quando c'è il regolamento di attuazione, è il classico errore da bocciatura, direi, meno nell'esame di diritto costituzionale.
però non ha tutti i torti, certe volte, no? Nella realtà, poi, quanto spesso si dice, sì, è uscita la legge, ma finché non esce il regolamento, insomma, non la possiamo applicare. Ora, dal punto di vista della disciplina delle fonti del diritto è sbagliato, dal punto di vista della pratica sappiamo tutti che è vero. Se ci vanno 6 regolamenti di Ateneo e 3 decreti ministeriali, qualcosa ci mancherà. Un esempio fra tutti, adesso vabbè, non sull'articolo 6, sull'articolo 23, quello dei contratti esterni, articolo 23,2, sempre della legge 240, no? Dice che i contratti esterni possono essere dati solo a titolo oneroso e che il compenso sarà determinato con decreto del ministro, che avrebbe dovuto essere emanato entro fine aprile, mi sembra, non mi risulta che sia uscito, no, questo decreto. Allora uno cosa fa? Dice, ma io fino a che non mi dice il decreto del ministro quanto li devo pagare, tendenzialmente ne do il meno possibile, perché sennò poi mi toccherà pagarli una cifra che non so adesso, ma che saprò solo quando il ministro lo stabilirà. Quindi è un articolo che certamente è già entrato in vigore a fine gennaio, però è un articolo che qualche buco ce l'ha, che è difficile da applicare in assenza dei regolamenti attuativi. Allora ci siamo tutti, abbiamo tutti cercato di arrangiarci, emanando, vedo che l'avete fatto anche voi, l'ha fatto anche l'università, non proprio il regolamento, ma prime linee guida per l'applicazione dell'articolo 6. Robe come dire, per adesso facciamo così e poi ci prendiamo il tempo per il prossimo anno accademico di fare un bel regolamento come si deve. Vediamo allora quello che si può ricavare dal contenuto dell'articolo 6, ma ancora una premessa, l'ultima, poi incominciamo. La legge 240, a differenza di quel che pare avvenga in Val d'Aosta, non ha abrogato completamente la disciplina precedente. Quindi rimane in vigore sia il DPR 382 dell'80, sia la legge 230 del 2005 in alcune parti, perché alcune altre parti sono state abrogate. Il che significa che l'attuale disciplina dello stato giuridico di professori e ricercatori deriva dal cumulo di almeno 3 riforme, quella dell'80, quella del 2005 e quella attuale del 2010. La legge Gelmini, appunto, la legge del 2010, ha abrogato alcune parti delle norme precedenti in modo esplicito. Questo non significa, peraltro, che le parti non abrogate rimangano necessariamente in vigore, perché potrebbe e deve applicarsi il principio dell'abrogazione implicita, cioè se la legge Gelmini contiene delle parti che sono in contrasto con le norme precedenti, ovviamente le norme precedenti devono intendersi abrogate implicitamente, anche se non indicate nell'elenco, che sta, mi sembra, nell'articolo 29, delle norme esplicitamente abrogate. Quindi il lavoro che cercherò di fare adesso insieme a voi è proprio una sorta di ricostruzione, di collage delle norme della legge Gelmini e delle norme precedenti che sembrano ancora applicabili, tenendo conto delle possibili abrogazioni implicite. Incominciamo allora adesso davvero dall'articolo 6 e io, per semplicità di esposizione, esaminerei prima lo stato giuridico dei professori e poi lo stato giuridico dei ricercatori di ruolo, anche se qui sono trattati insieme nei primi commi, però è più facile forse esporre le due tematiche in momenti diversi. Allora, incominciamo. Stato giuridico dei professori, compiti scientifici e didattici. Incominciamo dal 382. Il 382 diceva, all'articolo 10, che i professori ordinari devono svolgere 250 ore all'anno di
virgolette, attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, chiuse virgolette, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, cioè su definizione del consiglio di facoltà con il consenso dell'interessato. E poi diceva nel comma successivo, quasi così di passaggio, che i professori a tempo pieno devono però garantire la loro presenza per ulteriori 100 ore, quindi da lì vengono fuori le 350, per attività, per l'assolvimento di compiti organizzativi interni, non meglio specificati. Quindi in realtà nella 382 la differenza tra professore a tempo pieno e tempo definito viene introdotta non tanto qui dove si dice che cosa i professori debbono fare, ma viene introdotta nell'articolo successivo, articolo 11, che disciplina il regime delle incompatibilità. Allora lì sì viene detto esattamente che cosa possono fare, che cosa non possono fare i professori a tempo pieno. Quindi nella 382, questa che attualmente è la differenza fondamentale per quanto riguarda gli obblighi giuridici dei professori fra tempo pieno e tempo definito, nasce più come una questione relativa alle incompatibilità, a che cosa non devono fare, piuttosto che a che cosa debbono fare. E questo spiega anche certe impostazioni poi successive. Nella legge 230, cosiddetta riforma Moratti, la differenza fra tempo pieno e tempo definito diventa centrale, quindi passa negli articoli che dicono che cosa debbono fare in più i professori a tempo pieno. E si dice che i professori a tempo pieno devono svolgere attività scientifiche e altre attività per almeno 350 ore all'anno. E introduce la legge Moratti il concetto di didattica frontale, perché dice almeno 350 ore all'anno, di cui almeno 120 di didattica frontale, senza però poi definire che cosa si debba intendere per didattica frontale e che differenza ci sia fra la didattica frontale e la didattica non frontale, oppure se tutta la didattica non possa che essere frontale, ma allora perché aggiungere frontale? Bastava dire didattica. Queste sono... Sempre nella riforma Moratti, poi i professori a tempo definito svolgono attività scientifiche e altre attività per 250 contro le 350, di cui almeno 80 di didattica frontale contro le 120. Viene poi specificato che si dice soltanto che la didattica frontale può variare a seconda dell'organizzazione didattica e dei settori scientifici disciplinari e dei rapporti fra docenti e studenti, no? Il famoso coefficiente di numerosità del corso, ma non si dice però che cosa sia, si dice che può variare ma non si dice bene che cosa sia. C'è quindi una sorta di scansione che poi ci siamo portati dietro per quanto riguarda gli obblighi dei professori. C'è un obbligo di attività scientifica non quantificato. Devono fare attività scientifica per la quale attività scientifica non c'è un riferimento numerico in termini di ore. E poi bisogna fare altra attività nella quale c'è l'attività didattica per 350/250, di cui didattica frontale 120/80. Come sapete, questa disciplina prevista dalla legge 230, riforma Moratti, è però era soggetta a opzione, cioè veniva applicata a tutti i professori ricercatori che prendevano servizio dopo l'entrata in vigore della legge, mentre per coloro che avevano già preso servizio prima dell'entrata in vigore della legge, questa disciplina non era applicabile se non dietro esplicita opzione da parte del soggetto interessato.
Io non so qui al Politecnico quante siano state le opzioni, mi risulta che all'università non siano state molte, sia stato un numero limitato quello delle opzioni, forse anche da voi. E adesso abbiamo visto i passaggi precedenti, vediamo l'articolo 6 della 240. L'articolo 6 della 240 introduce questo concetto di impegno figurativo, perché l'articolo 6, ai commi 1 e 2, dice che i professori a tempo pieno svolgono figurativamente, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, 1500 ore all'anno, che sono invece 750 per i professori a tempo determinato. E queste 1500 ore sono di ricerca, studio, insegnamento, con connessi compiti preparatori, di verifica e organizzative. Di queste 1500, 350 debbono essere svolte per compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, attività di verifica e di apprendimento. Quindi le 1500 sono figurative, ai soli fini della rendicontazione. Invece le 350 non sono più figurative. Ora, che cosa voglia dire obbligo di svolgere 1500 ore figurativamente? Anche qui è un po' ambiguo, probabilmente l'idea è di dire, incominciamo a dire che sono figurative, che sono solo ai fini della rendicontazione dei progetti, e poi magari nella riforma successiva, una volta che questa idea ha incominciato ad essere recepita, chiederemo una rendicontazione anche delle 1500 ore. Comunque è la prima volta che viene introdotto un numero per indicare l'obbligo complessivo in termini di ore dei professori. Vedete, tendenza alla contrattualizzazione, anche qui c'è, no? Professori e ricercatori. Quindi qui la scansione è un po' diversa rispetto alla Moratti. Abbiamo un obbligo figurativo per attività di ricerca, di studio e di insegnamento che è complessivamente 1500-750 ore all'anno. Di queste, l'attività didattica, intesa quindi come non attività di ricerca, direi, è di 350-250 ore. Rimane dunque, per attività di ricerca, 1150 per i professori a tempo pieno e 500 per i professori a tempo definito in termini di ore. Sembra che la proporzione sia diversa, no, la proporzione è diversa, sono numeri. Il professore a tempo pieno deve fare in proporzione più didattica che ricerca. Il professore a tempo pieno deve fare didattica per il 33% delle ore e quello a tempo definito il 23%. E se ne potrebbe dedurre forse che l'attività, che la valutazione dell'attività scientifica dei professori a tempo pieno dovrebbe essere diversa da quella dei professori a tempo definito, dato che il numero delle ore è diverso. Boh, non si sa, bisogna vedere cosa deciderà. Dubito che l'ANVUR ne tenga conto, però potrebbe essere una linea interpretativa. Nella legge 240 non viene ripreso quel concetto di didattica frontale che invece c'era nella legge 230 del 2005. Ci parla soltanto di attività didattica e non si distingue più tra attività didattica in generale e attività di didattica frontale. Allora, questa è la disciplina delle tre riforme nelle parti che sono ancora rimaste in vigore, mi riferisco alle prime due ovviamente. Vediamo di fare alcune prime osservazioni. Ecco, il primo dubbio che mi viene, adesso non so voi come l'abbiate risolto, è quello del regime transitorio. Perché? Beh, perché nell'ultimo articolo della legge 240,
regime, nell'articolo 29 ci sono le norme transitorie finali. Norme transitorie, comma 1, si riferisce in particolare però al regime transitorio per le procedure di reclutamento. Non mi sembra che ci sia un comma dell'articolo 29 che disciplini, preveda norme transitorie per quanto riguarda il regime giuridico, cioè questi obblighi che abbiamo appena visto. Quindi non c'è una facoltà di opzione come c'era per la legge 230, cioè per la Moratti. Il che dovrebbe voler dire che le norme relative allo stato giuridico di professori e ricercatori si applicano, a partire dall'entrata in vigore della legge, a tutti i professori e ricercatori, indipendentemente dalla data in cui prendono servizio. Cioè non c'è una salvaguardia per il regime relativo a coloro che avevano preso servizio in precedenza, come prevedeva la Moratti. Sì, sembrerebbe che queste norme si applichino a tutti, a quelli che prenderanno servizio dopo l'entrata in vigore della legge, come a quelli che hanno già preso servizio. E allora sembrerebbe anche che, secondo questa interpretazione, la legge Gelmini travolgerebbe le eventuali opzioni esercitate ai sensi della Moratti, no? Perché sono poche, d'accordo, però il problema si potrebbe porre perché se anche era stata esercitata un'opzione ai sensi della legge Moratti, però la legge 240 si applica a tutti quelli che svolgono l'attività di professore e ricercatore, dunque anche agli opzionati. Le differenze non sono fondamentali, però possono venire fuori. Vediamo allora quali sono le differenze. Ecco, le differenze fra i tre regimi che abbiamo esaminato non sono poi così profonde, ma poi è nel dettaglio che si nascondono ovviamente le difficoltà. Rimane certamente, ecco, rimane costante nel tempo questa differenza fondamentale tra tempo pieno e tempo definito, 350 ore, 250 ore. Questo è costante. Però nella legge Moratti c'era questa differenziazione relativa alla didattica frontale, che non viene più ripresa dalla legge 240, il che vorrebbe dire forse che non c'è più questa differenza. Però è anche vero che tra i famosi regolamenti che debbono essere emanati ai sensi del comma 2 e 3 dell'articolo 6 c'è quello che dunque, il comma 2 prevede che i professori svolgano attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento del tutorato, le famose 350 e 250. Quindi qui sembrerebbe conferito all'Ateneo il potere, la competenza, scusate, di determinare con regolamento i criteri e le modalità con i quali vengono svolti i compiti all'interno delle 350-250 ore. Quindi il concetto di didattica frontale, intesa in opposizione, in alternativa ad altre attività come servizio agli studenti, l'orientamento del tutorato, potrebbe, forse dovrebbe essere ripreso dal regolamento di Ateneo, il quale può stabilire che nell'ambito delle 350 ore tot dovranno essere dedicate all'attività di didattica o di didattica frontale, se si vuole riprendere questo concetto, ma poi già definirlo, e le altre al servizio agli studenti, eccetera, eccetera, a seconda di quanto vuole essere dettagliato
il regolamento. Un regolamento, appunto, quello dell'articolo 6,2, potrebbe, probabilmente ha lo scopo di andare a definire come vengono distribuite queste 350 o 250 ore rientranti nell'obbligo dei docenti. Rispetto al decreto 382, nella legge 240, la differenza tra tempo pieno e tempo definito è solo più quantitativa. Mentre il 382 diceva che i professori a tempo pieno dovevano svolgere 100 ore in più per attività organizzative, già la Moratti, ma anche la 240, si limitano a differenziare solo dal punto di vista quantitativo, non anche qualitativo, l'attività fra tempo pieno e tempo definito. Rispetto al 382, l'impegno per la didattica si arricchisce anche, come obbligo dei professori, anche dell'obbligo di svolgere servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato. Infine, rimane valido quanto già stabilito, non è stato abrogato, quindi rimane valido quanto stabilito dall'articolo 13,2 del 382, circa la possibilità di limitazione dell'attività didattica per rettori, prorettori, presidi, direttori di dipartimento, presidenti di corso di laurea, eccetera, per quanto riguarda appunto la limitazione dell'attività didattica, non più concessa dal ministro, come diceva il 382, ma dal rettore. Da segnalare solo che il decreto 382 concedeva questa facoltà, cioè questa possibilità, questo diritto, direi, di una riduzione dell'attività didattica per chi, sostanzialmente, per chi ha compiti di natura gestionale, però specificava che rimane l'obbligo per il professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale. Ora, non c'è più il concetto di corso di insegnamento ufficiale del 382, ormai è stato superato, si parla di crediti, si parla di ore di didattica, e quindi probabilmente bisognerà adeguare questa disciplina alla nuova realtà. Per esempio, nello statuto dell'Università di Torino è stato tradotto, penso anche nel vostro, non so, con la possibilità di ridurre l'obbligo didattico per chi ha compiti di carattere gestionale in modo parziale, quindi una riduzione parziale dell'obbligo didattico, in modo che poi sia deciso caso per caso quanto è il numero delle ore, no, di possibile riduzione. Data questa situazione, allora diventa fondamentale la emanazione di un regolamento ai sensi dei commi 2 e 3. E questo regolamento non è ancora stato approvato, mi sembra. Avrà come contenuto necessario almeno i seguenti punti, e cioè una definizione della didattica, e quindi della differenziazione anche in termini quantitativi degli obblighi dei professori all'interno delle 350 ore, magari stabilendo quant'è la didattica frontale che deve essere fatta. Mi diceva la dottoressa che c'è qui già un obbligo di 120 ore di didattica frontale, che sostanzialmente quindi riprende l'obbligo stabilito dalla Moratti, e che adesso non avrebbe più la copertura legislativa, secondo l'interpretazione che vi ho sottoposto, perché la Moratti non è più applicabile da questo punto di vista, però ha una copertura regolamentare, in quanto la Gelmini consente all'Ateneo, tramite il regolamento, di differenziare gli obblighi dei professori all'interno delle 350 o 250 ore. Quindi cambia la base giuridica, ma la vincolatezza rimane. Questa differenziazione, ecco, potrebbe anche essere stabilita non soltanto in termini di ore, no? Cioè
120 su 350, ma anche come si fa in alcune facoltà, mi sembra economia faccia così, introducendo un coefficiente, cioè un'ora di didattica in un corso obbligatorio del primo anno vale 1, qualcosa, perché è più impegnativa, insomma ci sono molti... Noi lo facciamo, anche voi lo fate. Per esempio i corsi in inglese... Ah, ecco, ecco, questo, allora siamo... E poi anche si potrebbe stabilire, questi sono dei ragionamenti che si stanno facendo, di usare questo regolamento, no, proprio approfittando della situazione di riforma che stiamo vivendo, anche per perseguire quello che è in fondo un po' l'obiettivo, un po' latente però non tanto della legge, cioè quella di far sì che le attività didattiche possano essere svolte almeno nella loro composizione minima, cioè per soddisfare i requisiti minimi, da professori ordinari e professori associati. Cioè l'obiettivo di far sì che ciascun corso di laurea riesca per quanto possibile ad essere autonomo nel soddisfacimento dei requisiti minimi con l'utilizzo del personale interno e in particolare di professori associati ordinari, cioè di quel personale interno che è preposto in via principale allo svolgimento dell'attività didattica. Il che vorrebbe dire, per esempio, adesso non so se già c'è, perché, che i professori debbono svolgere queste ore, eventualmente con il coefficiente, ma preferibilmente ricoprendo corsi che sono, adesso è difficile definirlo, che sono necessari ai fini dell'assolvimento dei requisiti minimi. Dove poi ci siano dei corsi in alternativa, allora basterebbe che ne venga coperto almeno uno dai professori. Questo per raggiungere l'obiettivo appunto di poter tenere in piedi il corso, corso di laurea, corso di studi, con le risorse didattiche dei professori, cioè di coloro che sono ormai istituzionalmente deputati allo svolgimento dell'attività didattica. Rimanendo poi la possibilità attraverso la docenza su base volontaria dei ricercatori e, ove possibile, anche di contratti esterni, di arricchire l'offerta formativa, ma di arricchirla appunto sulla base delle possibilità e delle disponibilità di bilancio, tendendo invece, ove possibile, a garantire il minimo con le risorse interne. Adesso, quanto ho ancora? 10 minuti? Perché sì. Passiamo brevemente a vedere la situazione dei ricercatori di ruolo. Il 382 definiva i compiti dei ricercatori nell'articolo 32, la legge 230, la Moratti, li definiva l'articolo 1,11, che però questo è stato abrogato dalla Gelmini, quindi per i ricercatori non abbiamo la fonte intermedia della Moratti. La Gelmini, la legge 240, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori di ruolo, articolo 6, commi 3 e 4. E qui di nuovo c'è l'introduzione di questo numero di ore figurativo, 1500 e 750, di nuovo per ricercatori a tempo pieno e tempo definito, e poi c'è l'obbligo di nuovo di svolgimento di non più di 350 o 200 ore all'anno per attività didattica integrativa, servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento. Quindi la differenza rispetto al regime dei professori è che il numero di ore di didattica non è un numero minimo, ma è un numero massimo. E poi il rapporto è 350 a 200, anziché... No, sì, 350 a 200, anziché 350 a 250, come per i professori. Inoltre, ecco, il comma 4, che è uno dei commi più controversi, lo si vede anche da come è scritto, poi
Andiamo nel dettaglio. Il comma 4 prevede lo svolgimento dell'attività didattica, non didattica integrativa, ma didattica da parte dei ricercatori. Il comma 3, nel definire l'attività dei ricercatori, riprende tutta quella dei professori, solo che anziché didattica parla di didattica integrativa. Il comma 4 dice che i ricercatori possono svolgere, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. E anche qui è necessario un regolamento di Ateneo per stabilire, secondo le disponibilità di bilancio, la retribuzione aggiuntiva per i ricercatori che svolgono però solo moduli e corsi curriculari, non anche compiti di tutorato e di didattica integrativa. Allora, vediamo, questo è il testo soltanto, alcune considerazioni. Allora, qui per quanto riguarda il regime transitorio, rinvio a quello che ho appena detto, tenendo conto però che la disciplina della legge Moratti è stata esplicitamente abrogata e quindi non si pone il problema in relazione alla legge Moratti. La differenza rispetto al decreto 382 è ben più sostanziosa, rispetto invece allo stato giuridico dei professori. Qui è stato introdotto il principio, che peraltro c'era già nella Moratti, che l'attività didattica viene svolta solo su base volontaria. Solo su base volontaria. L'attività didattica dei ricercatori di ruolo viene svolta solo su base volontaria. Questo rafforza quella ricostruzione di cui vi dicevo prima, che in fondo il disegno della legge sia che l'attività didattica debba essere, che le esigenze didattiche elementari di ciascun corso di laurea siano soddisfatte dall'impiego di professori. Allora, qui ci sono alcuni problemi relativi alla definizione di cosa sia l'attività didattica, ma prima didattica integrativa, ma prima ancora bisogna chiedersi se l'attività didattica integrativa sia obbligatoria o facoltativa per i ricercatori, perché se voi leggete il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 6, vedete che l'espressione attività didattica integrativa è contenuta sia nel comma 3, che definisce le attività obbligatorie, sia nel comma 4, che definisce invece le attività facoltative, cioè le attività che possono essere svolte solo con il consenso del ricercatore. Con l'ulteriore anomalia che nel comma 4 l'attività didattica integrativa c'è, è svolta con il consenso del ricercatore, però non è retribuita, perché l'ultimo periodo del comma 4 rinvia ad un regolamento di Ateneo nei limiti delle disponibilità di bilancio, per determinare la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curricolari, ma e non anche attività didattica integrativa. Allora, qui, classico problema di interpretazione di una norma che in sé sembra contraddittoria. La soluzione più semplice è sostenere che c'è stato un refuso, perché, come dicevo, il comma 4 è certamente stato un comma molto controverso, no? Vi ricordate al momento di approvazione della legge e tutte le polemiche che ci sono state, ed è possibile, no? Come si diceva prima, che l'attività di drafting legislativo abbia avuto un buco. E quindi un'interpretazione che vada in questo senso dovrebbe dire che sembra prevalente l'articolo 3, cioè l'attività didattica integrativa nei limiti delle ore stabilite è obbligatoria, e facoltativa invece l'attività di didattica vera e propria, cioè lo svolgimento di moduli o corsi curriculari, che sono quelli retribuiti. Questo ha anche senso, perché sono quelli di cui a cui si riferisce il comma 4. Si potrebbe anche sostenere, ma mi sembra un'interpretazione meno forte, che non sia un refuso, ma che
l'attività didattica integrativa di cui al comma 4 sia l'attività didattica integrativa in eccesso rispetto alle 350 ore e che quindi i ricercatori su base volontaria possono svolgere attività didattica integrativa in eccesso rispetto alle 350 ore. Dicevo che non mi sembra tanto forte perché era inutile dirlo, posto che già il comma 3 dice che l'impegno massimo è di 350, poi è chiaro che su base volontaria se ne può fare anche di più, ma è volontario appunto. Il problema è, il problema successivo, secondo, è di capire che cosa si intenda per didattica integrativa, perché l'espressione di per sé non aiuta molto. Una interpretazione ragionevole, che mi sembra la stessa, essere la stessa alla quale è giunto anche il Politecnico con una recentissima delibera di Senato, è questa: la didattica integrativa non è ontologicamente diversa dalla didattica vera e propria, dalla didattica frontale, consiste nella stessa attività materiale, cioè andare davanti agli studenti e fare delle lezioni o dei seminari o dell'esercitazione. Ma è diverso, diciamo, il contesto nel quale la didattica integrativa si colloca, perché la didattica integrativa è didattica a tutti gli effetti, però non nell'ambito di un corso o di un modulo organizzato dal ricercatore, bensì nell'ambito di un corso o di un modulo organizzato e sotto la responsabilità di un altro docente. Io faccio didattica integrativa quando io ricercatore faccio didattica integrativa, quando faccio cicli di lezioni o segmenti di corsi nell'ambito di un corso di cui è titolare un altro soggetto. Quindi si tratta di attività didattica, però diciamo eterodiretta, nel senso che è soggetta alla organizzazione e alla responsabilità del titolare del corso. In questo contesto, secondo questo ragionamento, l'idea nostra, l'idea del Comune Università, era di inserire anche un limite quantitativo all'interno del corso, cioè dire l'attività di didattica integrativa non può comunque superare una certa percentuale delle lezioni del corso, perché sennò viene snaturata, no? Se io faccio didattica integrativa per l'80% delle ore di lezione, sì, può essere sotto la direzione e la responsabilità del titolare del corso, ma non ci crede più nessuno a questa cosa. Allora, potrebbe aver senso, per rafforzare questa interpretazione e renderla coerente, dire che, magari appunto nel regolamento, dire che comunque l'attività didattica integrativa così definita non può superare una certa percentuale, può essere il 10, il 20, il 25, ecco, diciamo, di ore di lezione del corso nel quale è inserita. Poi didattica integrativa può essere anche eventuale attività didattica come seminari o esercitazioni, però sempre con questo riferimento ad un responsabile del corso che è diverso dal ricercatore. Tutto ciò che non è didattica integrativa, cioè che è didattica sotto la propria responsabilità, diventa didattica e quindi va nel comma 4 e quindi può essere svolta dal ricercatore solo con il suo consenso. Ultimo problema interpretativo, ecco, solo con il suo consenso, ma il compenso è obbligatorio o meno? Perché il comma 4 dice solo con il suo consenso e poi prevede quest'ultimo periodo con il quale autorizza la facoltà, autorizza l'università ad emanare un regolamento che stabilisca i compensi. Ecco, letta così, certamente, secondo una ragionevole interpretazione, non si può sostenere che il compenso sia obbligatorio, perché l'ultimo periodo del comma 4 autorizza le università ad emanare un regolamento che preveda il compenso. Non è
intesa come un diritto dei ricercatori ad avere comunque il compenso, no? Laddove il compenso è obbligatorio, penso ai contratti, articolo 23,2, c'è scritto contratti che possono essere solo a titolo oneroso e non a titolo gratuito. Questa norma io la leggo più come una norma che attribuisce competenza alla università nella determinazione dei compensi per l'attività didattica ai ricercatori, anziché attribuirla al Ministero, per dire. Ma non è attaccata ad un diritto dei ricercatori ad avere... Anche perché, in fondo, il problema è un falso problema, perché comunque l'attività didattica è facoltativa. Allora, cosa vuol... se è facoltativa, il ricercatore potrà dire la faccio solo se è retribuita. No? Quindi l'obbligo del compenso giuridicamente non è, è difficile da attivare, adesso poi chiedo lumi dal punto di vista civilistico, ma se l'unica ipotesi potrebbe essere quella di un corso, un modulo attribuito a titolo gratuito ad un ricercatore su base volontaria, un ricercatore accetta di farlo a titolo gratuito, lo sa, c'è scritto nel contratto, poi che tipo di contratto sia questo è ancora da vedere, ma insomma c'è scritto nel contratto e poi dopo aver fatto il corso il ricercatore chiede la nullità parziale del contratto, laddove il contratto prevedeva la gratuità, dicendo che si tratta di clausole in contrasto con norma imperativa e quindi pretende di essere pagato. Allora, qui potrebbe esserci l'unica via che vedo, però non mi sembra tanto perseguibile, mentre lo è per i contratti certamente contratti di insegnamento esterni del 23,2. Io avrei ancora tante altre cose, però mi fermo perché ormai sono già passati i termini. Grazie. Grazie anche al professor Comba. Vediamo se ci sono delle domande. Altrimenti di nuovo una considerazione vorrei farla io sul primo comma dell'articolo 6, proprio dove si parla di impegno figurativo, quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento. Allora, questo comma credo che risponda a più obiettivi. Uno di questi è sicuramente legato alla necessità di avere un numero di riferimento nella rendicontazione dei progetti europei, perché sono anni che come Atenei abbiamo difficoltà nei confronti della Commissione europea ad avere un numero che sia considerato dalla Commissione europea accettabile rispetto all'impegno dei docenti e ricercatori. In passato ci siamo arrampicati sugli specchi e abbiamo trovato le soluzioni più diverse, a partire dal riferimento alle 40 ore settimanali, che è il tetto massimo nella legge Treu, quindi arriviamo a 1680 ore annue, alle 1512 ore che sono l'impegno del personale tecnico amministrativo. Quindi io credo che questo comma voglia in qualche modo dare una risposta a quell'esigenza. Mi permetto di dire che probabilmente in relazione alle pressioni dei docenti che forse non sono così contenti di vedere un numero fisso, perché il numero fisso significa incominciare a pensare anche a metodi di rilevazione delle ore fatte, è stata inserita questa frase, la quantificazione figurativa, che anche ai fini del nostro lavoro nei confronti della Commissione europea ci tarpa un po' gli strumenti, perché la Commissione europea, è vero che questa norma è inserita all'interno dell'articolo sullo stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo, ma la Commissione ci può dire sicuramente, ma cosa vuol dire quantificazione figurativa? Sono tenuti o non sono tenuti? Fate un controllo o non fate un controllo? E quindi siamo di nuovo a metà del guado, cioè il desiderio di dare un po' di risposta c'era, certamente sì, lo sforzo c'è stato, ma non ci arriva. Serve per far figura, bravo.
su questo argomento noi abbiamo, ahimè, a lungo dibattuto, no, in Politecnico. Io poi che arrivo appunto dall'università, ovviamente cadevo come sempre dalle nuvole, nel senso che vi assicuro, al Politecnico è dura per uno che arriva da giurisprudenza, soprattutto la giurisprudenza, cioè è dura capire certe logiche. Per cui noi sulle 1500 ore figurative abbiamo avuto delle discussioni infinite, anche perché qui dentro, cioè 1500 ore le fanno in pochissimo, le fanno tutti molte di più, no? Allora uno degli argomenti era anche quello di dire: ma perché ci obblighi a dichiarare il falso, visto che noi lavoriamo molto di più delle 1500 ore che non sono, che sono ammesse. No, ma un punto di domanda invece per Mario. E questa storia, che anche qui è stata molto dibattuta, molto delicata, e se è vero quello che tu dici, cioè che la legge 240, la Gelmini, va un po' nella prospettiva di dare questo segnale, i corsi li facciano i professori di prima e di seconda fascia, mentre ai ricercatori li si lasci lavorare e ricercare, e tendenzialmente non devono coprire corsi istituzionali, io credo che di nuovo qui ci sarebbero delle situazioni piuttosto imbarazzanti, le abbiamo avute. Per quanto riguarda però l'interpretazione che tu dai sulla remunerazione, io avrei dei dubbi che questa norma dia soltanto così un'indicazione, beh, se volete fatelo, perché semmai pone un limite, dice: se tu non vuoi prevedere una remunerazione per questa attività volontaria, ovviamente, devi giustificarlo sulla base dei limiti delle disponibilità di bilancio. Tu devi fissarla, devi fissare dei criteri, magari sarà minima, però io non credo che tu possa dire zero, anche perché da un punto di vista civilistico una retribuzione per una prestazione di fatto, quando anche fosse nulla, la base sulla quale la prestazione è stata resa, deve essere poi remunerata, no? Allora, se è vero che qui si va di nuovo verso una contrattualizzazione, perlomeno per lo stato giuridico dei docenti, no? Contraria a quella che è la logica complessiva, e beh, qui c'è un'attività che dovrebbe poi essere in qualche modo remunerata secondo dei parametri e dei criteri che il regolamento dà. Perché la legge dice determina con regolamento, non che può determinare con regolamento. Poi semmai darà nei limiti della compatibilità di bilancio, scoprirà che non c'è soldi per pagare, ma questo è un altro discorso. Però è un tema molto delicato, quindi non vorrei entrarci. Capisco che le interpretazioni sono tante, così come sono tante le interpretazioni che si possono dare su attività integrativa. Io condivido abbastanza l'impostazione che hai dato su gestione eterodiretta o autodiretta, no, del modulo, del seminario, perché poi comunque la si chiami, qui si chiamano esercitazioni, da noi si chiamano seminari, però la logica è quella, il ricercatore va in aula, c'ha davanti 300 studenti a cui spiega delle cose, insomma, quindi è didattica frontale in tutti i sensi. Per cui mi permetto appunto solo di sottolineare come possono essere tante le interpretazioni che si danno. Del resto, lo diceva anche il Rettore all'inizio, questa legge è abbastanza dirigistica, anzi è molto dirigistica, toglie spazi di autonomia, ce l'ha detto Rosbock molto bene, riprende in mano un po', cerca di governare dall'alto questi processi, nello stesso tempo ha delle lacune spaventose, ha dei buchi e quindi lascia poi tutto il compito ai disgraziati che devono inventarsi come colmare questi vuoti. Poi, vabbè, se ci sono altri interventi, se no io volevo poi continuare. Ci sono delle domande? Perché come vedete i dubbi sono tanti e le possibili interpretazioni sono tante, quindi... Chiesto al professor Comba se ci poteva dire qualcosa anche sulla figura dei ricercatori a tempo determinato, una figura nuova, allora mi faceva piacere se ci lanciava anche solo qualche messaggio per leggere poi l'articolo. Sì, lui ci ha già detto che sono contratti, certo, questo è molto importante, contratti di diritto privato, però. Sì, il tempo
il tempo stringe, gli zuccheri calano e i ricercatori a tempo determinato incombono. No, sono, forse, allora, secondo me sono soggetto a un regime giuridico appunto diverso, è un regime giuridico di tipo contrattuale. Ripeto, il termine contratto è ripetuto in modo abbastanza ossessivo, il contenuto della norma non ve lo sto a ripetere, sono triennali, prorogabili 2 anni, però poi possono essere dati ancora per un triennio, quindi alla fine vengono 8 anni. Lo scopo è certamente quello di evitare, almeno da quanto si leggeva nelle relazioni alla legge, al disegno di legge, di evitare la creazione di stock di ricercatori che continuano a fare ricercatori, quindi non passano poi scusate, al livello della docenza piena. Forse un aspetto interessante potrebbe essere quello, il dubbio, se persista o meno la figura del ricercatore a tempo, ricercatore di ruolo o ricercatore a tempo indeterminato, o se invece questa sia una figura che va ad esaurimento. E so che la interpretazione prevalente è la seconda, e cioè che è una figura che va ad esaurimento, perché l'articolo 29,1, norma transitoria, dice che fermo restando il comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura dei posti di professore ordinario associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo. E qui sembrerebbe chiaro, e dice cioè, poi per i ricercatori puoi attivare solo le procedure previste dal presente titolo, e cioè solo l'articolo 24. Però è anche vero che la legge non ha esplicitamente abrogato l'articolo della legge 230, il quale disponeva la possibilità, stabiliva la possibilità di bandire posti per ricercatore a tempo indeterminato fino al 30 settembre 2013. Ora, vi ho appena detto che non vuol dire, perché l'abrogazione può anche essere implicita, quindi non voglio contraddirmi in modo troppo palese. Però, diciamo che la figura del ricercatore a tempo determinato è certamente una figura nuova, è una figura introdotta dalla legge. È una figura che nell'ambito del sistema del pubblico impiego è certamente una figura eccezionale. Cioè, se voi andate a vedere il 165, il testo unico del pubblico impiego, quando tratta dei dipendenti a tempo definito, li introduce con estrema cautela come una facoltà che è concessa alle pubbliche amministrazioni in casi eccezionali e nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, di stipulare contratti a tempo determinato. Quindi anche qui è una facoltà che è concessa alle amministrazioni. Ed infatti l'articolo 24 usa più o meno questo standard, cioè dice: nell'ambito delle risorse per la programmazione, al fine di svolgere queste attività, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e così via. Allora, se si mettono insieme questi elementi, mi rendo conto che è un'interpretazione antiletterale, però l'articolo 29,1 potrebbe essere inteso, là dove parla di ricercatori, nel senso di riferirsi a uno solo dei due tipi di ricercatori che esistono, cioè ai ricercatori introdotti come nuova figura giuridica proprio da questa legge, cioè ricercatori a tempo determinato. Nulla dicendo invece rispetto in relazione ai ricercatori di ruolo, che sono una cosa diversa e che erano disciplinati, rimangono disciplinati dalla legge Moratti. Ripeto, mi rendo conto che è un'interpretazione antiletterale, che mi sembra che lo stesso Ministero, con una circolare del 20 aprile, ha sostanzialmente contestato, dicendo che il comma 1 del 29 si applica a qualunque figura. Non l'ha detto in particolare per i ricercatori, però ha ribadito la centralità del 29,1. Ma la mia interpretazione sta sostanzialmente nel significato di questo termine del 29,1, ricercatore. In realtà di ricercatori ce ne sono due tipi,
molto diversi. Sono i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato. Si potrebbe tentare di sostenere che questa espressione si riferisce solo a quei ricercatori che stanno nella legge e non anche agli altri, però qui certamente andiamo controcorrente. Ecco. Domande, lascerei la parola alla professoressa Sarale. Che però vi invita tutti a andare a mangiare. No, ma magari due parole sullo statuto. No, due